Saranno gli atleti dei settori agonistici e preagonistici i primi a tornare in vasca il prossimo 11 aprile? Ad annunciare la riapertura del palazzetto del nuoto di Arezzo è stato, tramite una nota stampa, il gestore dell'impianto, il Centro Sport Chimera. Si va dunque verso la conclusione della vicenda della struttura chiusa da un'ordinanza del sindaco, il cui gestore si rifiutava di verificare il Green Pass. Il commento dell'assessore allo sport Federico Scapecchi. La vicenda chiaramente ha raggiunto anche i limiti, il limite del grottesco in certi momenti. Sicuramente c'è felicità per poter restituire finalmente la piscina agli aretini. Questo avverrà in due fasi, come avevi detto, dall'11 aprile per gli agonisti, per i preagonisti, da maggio per tutti gli altri, per un problema tecnico, perché la chiusura della piscina, comunque sia la sua manutenzione ordinaria, in piccola parte anche straordinaria, richiede dei tempi, tempistiche diverse per le varie vasche. Fino al 30 di aprile, per quanto riguarda le piscine, è richiesto il Super Green Pass. Sarà la società Chimera Nuoto a gestire, diciamo, il controllo? Allora, su questo il gestore aveva già, in occasione della seconda ordinanza, tramite il gestore, tramite la Chimera Nuoto, avevamo già la certezza che c'era una delega formale del gestore alla Chimera Nuoto per i controlli. Non sapevamo niente per le eventuali altre società sportive. Per questo l'ordinanza prevedeva di comunicare la messa in regola di tutto quanto da parte del gestore in proprio o tramite soggetti terzi. Adesso abbiamo per scritto dal gestore la comunicazione che qualsiasi società sportiva, qualsiasi soggetto farà attività sportiva nella piscina sarà delegato ai controlli.